Ravenna valanga sul Prato Albenelli e quanto mai capolista del girone D di Serie D. I toscani sono sepolti sotto 4 reti. Ravenna subito in avanti in avvio con il gran destro di Alluci respinto da Ricco. Al 22esimo proteste degli ospiti per un contatto su Moreo, su cui però l'arbitro sorvola. Tripla occasione poi per il Ravenna al 28esimo con le conclusioni di Alluci, Tirelli e Campagna, ma prima Ricco e poi il palo dicono di no. Al 42esimo i giallorossi passano, Diallo si inserisce tra due difensori del Prato e beffa Ricco con un pallonetto per la rete dell'1-0. A inizio ripresa il Ravenna ha un'occasione con il neoentrato Sabatani, che calcia di destro trovando ancora la risposta di Ricco. Al 19esimo Rapai calcia su punizione e trova ancora la risposta dell'estremo difensore dei toscani. Poi il Prato ha una ghiotta occasione con Sadek, che calcia dal limite svirgolando però la conclusione. Il Ravenna dilaga nel finale. Alla mezz'ora Sabatani buca Ricco in uscita per il 2-0. 5 minuti dopo è Marino a calciare verso la porta una palla vagante, trovando la deviazione di un difensore e il punto del 3-0 per il Ravenna. A 4 dalla fine è Pavesi, appena entrato, a segnare la rete del rotondo 4-0 sugli sviluppi di un corner, coronamento di uno straordinario pomeriggio per i tifosi giallorossi. Quarta vittoria di fila per il Ravenna, atteso ora dalla trasferta di Sant'Angelo Lodigiano.